Oggi vi racconterò la storia di un campione disabile che vuole la sua dignità. Guardate. Realizza Mauro suo sogno di diventare maestro di sci, fra pochissimo racconteremo tutta la sua storia e noi vogliamo partire da qui, guardate. Mauro, sei l'unico maestro di sci disabile in Italia riconosciuto. Com'è cambiata la tua vita? Io non pensavo che poteva succedermi un incidente a me. Guidavo un camion, mi sentivo invincibile, eppure ho avuto una lesione midollare incompleta, ma comunque la mia vita è cambiata radicalmente. Mi sono reso conto che non potevo più fare lo stesso lavoro che facevo prima e potermi preoccupare di Claudia, di mia moglie, ma soprattutto dell'entourage, della famiglia. Lì è stato un momento molto difficile, dove lì o anneghi o impari a nuotare. Ci racconti com'è sciare da disabile e insegnare agli altri disabili a sciare? Allora, l'esperienza più bella è stata quella di insegnare, o meglio di mettere un papà e diversi papà poi da quella volta in condizioni di sicurezza per portare il proprio figlio, la propria figlia a sciare. Abbiamo visto, sperimentando con questi ragazzi che abbiamo fatto sciare, che anche una lesione molto alta, addirittura una tetraplegia alta dove c'è solo l'uso della testa, quindi una disabilità veramente difficile con cui convivere, la cosa bella è che i disabili solo con la rotazione della testa o l'inclinazione della testa, sempre accompagnati naturalmente, decidono da che parte andare. Questo è un traguardo stupendo perché si rendono conto che lo fanno loro, bisogna solo provarci. Il tuo incidente è avvenuto 12 anni fa, nel 2005. Che cosa è successo dopo? Mi riconoscono un'invalidità del 65%. Grazie a questa invalidità percepisco una rendita che mi permette di vivere dignitosamente. Però io volevo comunque ancora sentirmi vivo, ho 28 anni, quindi diventare pensionato mi faceva un po' strana la cosa. E allora ho cercato di fare la mia passione una professione. Lo conosco una persona fantastica, Stefano Bellingheri, che è istruttore nazionale, mi dice: ti porto io a sciare. Mi mette in questo attrezzo, mi porta a sciare e da lì ci rendiamo conto che la passione poteva veramente crescere qualcosa, far crescere qualcosa di nuovo. Riesco a realizzare questo sogno e divento maestro a San Marino. Però c'è un problema, io non lavoro, io faccio il volontario. Quindi tu hai una professione che ti dà la dignità di vivere, di lavorare, ma non di guadagnare. Questo è il punto. Sarebbe bello poter essere riconosciuto, ma proprio il fatto di dire lui è il maestro dei disabili. A me questa cosa mi aveva fatto sentire veramente importante. Mauro, è molto forte quello che dici, eh? Che dici? Io voglio lavorare. Voglio essere riconosciuto nella mia professione. Che cosa chiedi? Io chiedo la dignità umana che è legittima e dovuta a tutti. Nella Carta dei diritti dei disabili dell'ONU è proprio espresso nell'articolo 27 la pari dignità nel lavoro. La nostra Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e penso che il lavoro ti faccia stare bene, ti faccia sentire utile. Quando capita un evento traumatico, quello che è successo a me, ti senti inutile, o meglio, ti senti non più abile e ti fa sentire più disabile ancora la società dove non ti permette di essere e di esprimere quello che hai dentro. E quindi
la dignità del lavoro penso che sia il traguardo più bello che si possa raggiungere nella vita. Ecco, però fammi capire, allora qual è il problema, come dire, da una parte amministrativo, perché tu adesso percepisci? Io percepisco una rendita dell'INAIL che è, diciamo, è una sorta di percentuale su quanto percepivo lavorando. Quindi questa rendita dell'INAIL è una sorta di assicurazione. Posso chiederti, certo, più o meno di sono 2000 euro, quindi mi permetto di vivere molto bene rispetto a una pensione di invalidità di una persona che nasce con disabilità. Però tu vorresti accantonare tutto questo, sì, e vorresti vivere del tuo lavoro da disabile, come professionista e come maestro di sci. Ti tengo a precisare che la rendita dell'INAIL sarei stolto e sarei stupido a rinunciare, ma mi piacerebbe proprio creare una professione, quindi poter guadagnare sulle mie abilità, competenze guadagnate o acquisite comunque durante il corso che ho fatto. Io vengo da un piccolo paese, la provincia di Bergamo, non ho mai studiato, perché a Bergamo si dice che mia mamma aveva fatto studiare e aveva venduto la mucca per far studiare l'asino, si dice. Quindi il passaggio era fondamentale. Tu poi, fammi capire, non troveresti poi un'azienda che ti assuma come dipendente? Il problema è anche lì, c'è una legge che permette ai disabili di essere assunti all'interno delle strutture lavorative, ma non sempre viene, diciamo, fatta questa, diciamo, risolta questa cosa, perché il disabile, si pensa che molti disabili abbiano delle esigenze tanto particolari all'interno dell'ambito lavorativo. Io vedo che una persona che va a lavorare in un ufficio porta la sedia da casa, essendo in carrozzina, quindi può far risparmiare sugli arredamenti. Questa è una provocazione sicuramente, però mi piace, io non rappresento i disabili in Italia, io rappresento me stesso dicendo: io mi sono trovato in un'opportunità di ricrearmi la mia vita. A 28 anni nessuno può dire, o pochi possono dire, riparto da zero. E il mio sogno era fare il maestro di sci. E questo sono riuscito a realizzarlo da disabile, dopo essere diventato disabile. Questa cosa mi piacerebbe che anche gli altri disabili tirassero fuori un po' la grinta e soprattutto realizzassero il loro sogno, ma come tutte le persone, perché qua sono seduto io oggi, ma le nostre storie italiane raccontano di gente che ha coraggio e soprattutto non si arrende, e questo penso che sia il messaggio più importante da lasciare. Bellissimo, e io ti ringrazio davvero, perché questo è un messaggio di grande forza, di grande speranza. Anzi, lì guarda, hai una telecamera. Io voglio ringraziare tutti i nostri ospiti per essere stati con noi, in particolare anche Alberto Matano. Un tuo appello, anche quasi un appello di fine anno, di speranza e di forza, qual è? Ma io mi sono permesso, ho portato un regalo. Cioè, è un messaggio che lascio ai ragazzi delle scuole dove vado a fare prevenzione incidenti stradali. È un messaggio semplice. Legge, agganciati alla vita. Si può leggere come agganciati alla vita o noi siamo agganciati alla vita. E questo è il messaggio importante da lasciare. Decidiamo noi questo. Ci siamo agganciati anche noi alla vita, insieme a te. Grazie. Grazie, grazie a voi. Mauro. Grazie. Grazie. E con la forza di Mauro Bernardi e con la sua storia incredibile, io vi auguro una buona fine dell'anno, un buon inizio, vi do l'appuntamento anche a domani al Sabato Italiano, e ringrazio tutte le storie italiane di questi anni che sono venute qui a raccontarsi, e in particolare voglio ringraziare tutta la mia redazione, voglio ringraziare tutte le maestranze della RAI, e un grande abbraccio, e ci vediamo nel 2018. Ciao!